Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato. Ilary Blasi su Barbara D'Urso e Belen Rodriguez. Cosa pensa la conduttrice delle due VIP di Fabrizio Corona? Ilary Blasi ne ha per tutti. Ospite alle Iene, la conduttrice dell'Isola dei Famosi e celebre moglie di Francesco Totti ha partecipato al Passaparolaccia, gioco in cui le è stato chiesto di commentare certi volti della sua vita professionale e privata. Tra questi c'erano Barbara D'Urso, Belen Rodriguez, Fabrizio Corona e tanti altri. Ilary Blasi spara a zero su Barbara D'Urso e Belen Rodriguez. Le sue parole. È toccato anche all'ex padrona di casa Ilary Blasi subire l'interrogatorio nascosto di Teo Mammucari. Gli otto volti del passaparolaccia erano Barbara D'Urso, Belen Rodriguez, Michelle Hunziker, Fabrizio Corona, Alfonso Signorini, Gerry Scotti, il marito e lo stesso Mammucari. Lo scopo del gioco è commentare ognuno dei volti senza che il pubblico sappia di chi si parla, ma dalle parole della conduttrice è stato spesso chiaro chi si nascondesse dietro al cartellino. Su Barbara D'Urso, per esempio, ha detto: «La conosco penso da 20 anni, c'è stata simpatia ma affetto no, è troppo impegnativo, non ho mai avuto voglia di darle uno schiaffo. La conobbi in una vacanza, non le ho mai confidato un segreto, professionalmente la apprezzo, è una grande professionista, tuttavia, specifica che non farebbe mai programmi come i suoi perché facciamo generi diversi». Quindi, dopo aver presumibilmente definito come molto intelligente Gerry Scotti, le è evidentemente stato passato il cartellino con la foto di Belen Rodriguez, con la quale era scattato anche un bacio al Grande Fratello VIP. Proprio questo è l'indizio che ha fatto capire si parlasse di lei. Come professionista le do 7, ci conosciamo da pochissimo. Sono invecchiata di più io. Ci siamo baciate, è stato un bacetto e gli do un 6. Nel lavoro non è la numero 1. Il suo difetto più grande? È molto bella. Ilary Blasi su Fabrizio Corona alle Iene. Di me in giro dice tante cose. Tra i personaggi chiamata a commentare, non poteva mancare Fabrizio Corona, l'uomo che mise in voce molte voci circa un tradimento del futuro marito Francesco Totti e pesantemente attacco in più occasioni dalla stessa conduttrice. Di lui, alle Iene, ha detto: «Non ci ho mai fatto un pensierino, ma non è brutto. Come definisco il suo modo di lavorare? Ah, che lavora? Una frecciatina alla sua carriera, sulla durata della quale, solo il tempo ci dirà la verità». Per la Blasi, Corona che, di me in giro dice tante cose, ha il 50% di amici e il 50% di nemici e le stesse percentuali per quanto riguarda quanto ha fatto soffrire e quanto invece ha sofferto. Nel riassumerlo con una parola, lo ha definito furbo. La notizia per il momento, e solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Silver vi augura una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.